Signori e signore, buonasera. Nel ringraziarvi per essere stati con noi finora, vi invitiamo a restare in nostra compagnia con i programmi della nostra emittente. Dagli studi di TV Prato in Via Roma, va ora in onda, va ieri in onda. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in Via Gluck. In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà questo ragazzo? Della Via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse... Signore e signori, buonasera. Eccoci di nuovo a parlare di problemi del condominio. Questa volta parliamo sul regime transitorio della legge sull'equo canone e precisamente dell'ultima legge in materia, legge numero 15 del 6 febbraio 1987, che riguarda le misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione. Questa nuova legge ha portato, questa sostituzione di un articolo, ha portato delle variazioni abbastanza consistenti, e il tutto per invogliare i proprietari a non eseguire sfratti nei confronti dei conduttori. Abbiamo qui con noi l'avvocato Nunzio Gentileschi, che gentilmente si presta a rispondere a queste domande ed informare particolarmente i piccoli proprietari che magari sono un po' all'oscuro di questa normativa recente. Per cui facciamo all'avvocato Gentileschi le seguenti domande. Dunque, intanto, sono scaduti tutti i contratti, cioè tutte le proroghe legali, oppure esistono ancora contratti per cui non è applicabile ancora questa legge? Dunque, innanzitutto, il regime transitorio formalmente non è ancora terminato. Ci sono ancora dei contratti in corso alla fine di luglio del 1978, cioè al momento dell'entrata in vigore della legge cosiddetta sull'equo canone, che ancora non sono scaduti. Indubbiamente si tratta di eccezioni ormai. Rientrano in queste eccezioni le ipotesi dei contratti in corso non soggetti a proroga previsti dall'articolo 67 della legge 392, quelli della lettera C, cioè quelli che sono i contratti che furono stipulati dopo il 31 dicembre del 1973. Allora la legge prevede una proroga di questi contratti in corso, che allora erano già soggetti a proroga per la precedente legislazione, prevede una proroga di 6 anni, cui andavano aggiunto un'ulteriore proroga di 2 anni in forza dell'articolo 15 bis della legge 94 dell'82, cioè la Nicolazzi. Quindi praticamente nell'ambito di questi 8 anni di proroga potrebbero ancora residuare dei contratti attualmente ancora da scadere, che quindi dovrebbero potersi considerare ancora in vita. Ci potrebbero essere perciò dei contratti in cui la proroga attualmente persiste, ma si tratta per esempio di contratti che furono stipulati nel dicembre, mettiamo, del 75, del 76 o del 74, che venivano a scadenza nel dicembre del 1986, e cioè in data successiva all'entrata in vigore del decreto legge del 9 dicembre 832, sì. 9 dicembre del 1986, e quindi per i quali potremmo parlare ancora di contratti in corso di diritto. Ci potrebbero essere ancora, c'è una frangia anche di contratti che non erano soggetti a proroga, secondo sempre la vecchia legislazione, in corso sempre all'entrata in vigore, al momento dell'entrata in vigore della legge, e non soggetti a proroga, che potrebbero attualmente ancora non essere scaduti. Facciamo l'ipotesi di contratti stipulati, mettiamo, nel 77 per 10-12 anni. È chiaro, in questo caso la scadenza è ancora da venire, ma indubbiamente si tratta di eccezioni rispetto ormai ad una normalità. Possiamo dire che attualmente il regime transitorio, quello previsto
dalla legge 392, appunto quella legge cosiddetta sull'eco canone, ormai si avvia ad estinzione, ormai praticamente è un regime cessato in linea normale, salvo appunto queste piccole frange. Ecco, quindi essendo scaduti i contratti quasi nella sua totalità, diciamo così, ammesso che siano scadute tutte le proroghe legali, compresa la Nicolazzi bis, i proprietari possono inviare lo sfratto oppure ci sono delle condizioni? No. Allora, innanzitutto distinguiamo tre ipotesi, anche per vedere qual è l'ambito di applicazione di questa nuova legge, la 15 dell'87, che ha convertito appunto con notevoli modifiche il decreto legge del dicembre dell'86. Dunque, ipotizziamo tre casi. Dunque, il primo caso, abbiamo visto, è quello eccezionale dei contratti che al momento la cui proroga non è ancora cessata o non era ancora cessata al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 832, cioè al 10 dicembre del 1986. Seconda ipotesi, a quella data, cioè al 10 dicembre 86, consideriamo i contratti che, pur essendo in corso nel 1978, nel luglio del 78, sono rifluiti nel regime normale, perché tra locatore e conduttore è intervenuto un accordo diretto a continuare la locazione. Praticamente c'è stata una rinnovazione del contratto. Questa rinnovazione del contratto, che può essere espressa perché è stato stipulato materialmente un nuovo contratto, o tacita, perché tacitamente le parti hanno convenuto la rinnovazione del rapporto, fa sì che questi contratti ormai rientrino nel fiume dei contratti del regime normale delle locazioni, e perciò diciamo che questa legge di cui ora parliamo non li tocca in nessun modo. Terza situazione, ci possono essere i contratti che al momento dell'entrata in vigore della legge, cioè al 10 dicembre del decreto, 10 dicembre 1986, erano scaduti, ma non si sono ancora rinnovati. Ecco, questi i contratti che si trovano di mezzo alla prima e alla seconda categoria di cui ho parlato prima, sono quei contratti in cui sorgono veramente problemi, perché si tratta innanzitutto di chiederci se questa legge si applichi anche a questi contratti, cioè contratti che attualmente, diciamo, di diritto non sono in corso, perché sono scaduti, o meglio, perché la proroga legale è scaduta e non c'è una rinnovazione consensualmente disposta dalle parti, per cui si trovano in una situazione di incertezza. Secondo un'interpretazione che va prendendo piede così di primo acchito e che ha trovato degli accoglimenti da parte della giurisprudenza di merito, in particolare mi riferisco a due sentenze della Pretura di Milano di cui sono a conoscenza, secondo questa prima interpretazione questa nuova legge, cioè la 15 dell'87, non si riferisce ai contratti che al 10 dicembre del 1986 erano già scaduti e non sono stati rinnovati. Cioè questa situazione, questa zona intermedia tra contratti scaduti e tra contratti non ancora scaduti e contratti rinnovati non sarebbe oggetto di disciplina da parte di questa legge. Se dovesse consolidarsi questa interpretazione, ne verrebbe che questa legge sarebbe in utiliter data, cioè sarebbe inutile, perché questa legge regolerebbe soltanto quella categoria di contratti per i quali abbiamo visto in via eccezionale, la proroga non è ancora scaduta. Allora diremmo che questa legge, su cui si è fatto tanto rumore, non servirebbe affatto. Però, ripeto, questa è un'interpretazione che è stata proposta e che è stata seguita già da due giudici della Pretura di Milano, della sezione che si occupa proprio delle locazioni. Non è detto che sia un'interpretazione che naturalmente si consolidi, però attualmente dobbiamo registrarla come possibile e come attuata in concreto e accolta da alcuni giudici.
La seconda interpretazione invece è che questa legge si riferisca anche a questa categoria, a questi contratti che si trovano in una situazione intermedia tra quelli da scadere e quelli rinnovati. Allora in questo caso ci si può chiedere che cosa può fare il locatore, può cioè procedere o non procedere allo sfratto, ed è la sua domanda. Questa legge non vieta, a mio parere, ma a parere generalizzato, non vieta affatto gli sfratti. È una legge che è finalizzata, che mira a creare una coazione indiretta sul locatore per far sì che questo si induca, si persuada che gli conviene piuttosto rinnovare il contratto piuttosto che sfrattare. E questa convinzione viene creata con questa sanzione, con questo peso dell'indennità o del compenso piuttosto oneroso che deve essere corrisposto al conduttore nel caso in cui egli decida di liberarsi dell'inquilino, liberare l'immobile dall'inquilino. Quindi il locatore può procedere allo sfratto, il locatore può chiedere che il giudice dichiari la cessazione del rapporto e può ottenere anche il provvedimento di convalida dello sfratto e poi procedere nei modi in cui la legge gli consentirà di procedere all'esecuzione dello sfratto. Quindi non è una legge che disponga la proroga degli sfratti, la proroga dei contratti, scusate, la proroga dei contratti. È una legge che mira soltanto attraverso questi aumenti dell'entità, dell'indennità o la creazione di nuovi compensi per categorie non protette, categorie di inquilini precedentemente non protetti, mira a costringere o a convincere, diciamo in una maniera più blanda, il locatore a stipulare dei nuovi contratti, a rinnovare il contratto. Ecco. Ora, diciamo così, entro il 28 febbraio i proprietari, i locatori, avrebbero dovuto inviare una raccomandata al conduttore indicandogli nuovi canoni. Ecco, ci sono alcuni proprietari che non hanno mandato questa raccomandata. Spetta in questo caso allora al conduttore inviare la raccomandata indicando il canone, oppure che cosa comporta l'inerzia da parte di entrambi? Sì, dunque premetto che l'interpretazione che è stata data da alcuni, secondo la quale interpretazione la mancata comunicazione da parte del locatore della sua volontà di rinnovare il contratto, stabilendo quindi le condizioni del rinnovo, o di disdettare, cioè di non rinnovare, secondo questa interpretazione, dunque, la mancata manifestazione di questa volontà indurrebbe, comporterebbe o potrebbe comportare la rinnovazione automatica del contratto già esistente tra le parti. Ecco, secondo me questa interpretazione è una interpretazione che non può essere seguita. Il silenzio del locatore sulla sua volontà di rinnovare o non di rinnovare non può portare a ritenere per continuato il rapporto locatizio e rinnovato perciò il contratto. Se il locatore nulla dice, il conduttore entro il 28 di marzo, cioè entro 30 giorni, 30 giorni successivi al 28 marzo, quindi siamo al 28 febbraio, quindi siamo al 28 marzo, può a sua volta fare delle proposte, la proposta di nuovo canone. E qui quindi se il locatore quindi accetta, il contratto si rinnova a quelle condizioni. Se il locatore non accetta, allora spetterà al conduttore un'indennità di avviamento che sarà strutturata diversamente secondo l'attività svolta dall'occupante della unità immobiliare. Se si tratta di esercizi commerciali, spetteranno le 24 mensilità del canone offerto dal conduttore. Se si tratta di esercizi alberghieri, le mensilità saranno 30. Se si tratta di esercizi professionali, grossisti, industrie, attività di partito, perché oggi sono comprese ormai, secondo questa nuova legge, questa è una delle novità proprio di questa legge, e cioè la tutela di categorie che erano escluse in precedenza dall'indennità di avviamento, e che attualmente, anche se esercitano l'attività non a diretto contatto col pubblico, degli utenti e dei consumatori, hanno ugualmente diritto a un compenso in misura però ridotta rispetto a quelli che esercitano invece un'attività a diretto contatto col pubblico utente o consumatore. Dicevo, a questa categoria spetteranno 12 mensilità del canone
del canone offerto dal conduttore. Volevo correggere una cosa, è 30 marzo, perché il 28 febbraio è l'ultimo del mese, quindi va a 30 marzo. Ma dice, non dice un mese, dice 30 giorni. Sì, 28 febbraio è l'ultimo del mese. Ah, sì, sì. 30 marzo, ecco. No, per qualcuno volesse sbagliare. Dunque, sì, hai ragione, dicevo, sì, questo, 30 giorni, sì. E gli aumenti, ci possono essere richiesti, per esempio, ad uno è finito il contratto nel 1986, mettiamo nel luglio 86. A un certo momento dice, io ti offro, e dice il proprietario, io ti offro il rinnovo del contratto, il rinnovo, cioè la prosecuzione del contratto, con un aumento del 100%, 200%, che so io. Però a questo aumento la differenza me la deve corrispondere dalla scadenza del contratto, cioè dal primo luglio 80, del primo agosto 1986. Questo, purtroppo questa legge che è convertito questo decreto, presenta tutta una serie di aspetti problematici e di incertezza proprio dal punto di vista interpretativo. Purtroppo il legislatore non è stato, come non è stato nel passato, molto, molto preciso nella regolamentazione dei rapporti, forse preso piuttosto dalla fretta di tamponare certe situazioni cui bisognava rimediare con carattere di urgenza. Marginali, ma comunque. Comunque, anche riguardo a questo punto si sono delineate due interpretazioni, perché c'è un'interpretazione secondo cui questa legge praticamente verrebbe ad avere un effetto retroattivo rispetto al momento dell'entrata in vigore. Cioè, secondo queste interpretazioni si dice, siccome il legislatore ha rimesso in termine il locatore e poi anche il conduttore nel fare nuove offerte, cioè nell'indicare le nuove condizioni per la stipulazione di nuovi contratti. Questi nuovi contratti che vengono stipulati si riagganciano alla scadenza della proroga legale. Allora, secondo questa interpretazione si dice, se tu conduttore accetti le nuove proposte contrattuali che ti ha fatto il conduttore e stipuli un nuovo contratto, stipuli il contratto, prosegui, questo contratto prosegue, ma questo contratto si ricollega, si riaggancia al momento della cessazione della proroga legale. Quindi se la proroga legale fosse scaduta ipoteticamente nel luglio, nell'agosto, nel settembre dell'86 e quindi anche in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legge, tu conduttore devi corrispondere gli arretrati da quella data in poi sulla base del canone che tu stessa hai accettato. Questa è un'interpretazione che è stata proposta e che è stata anche seguita da molti locatori, in particolare da grossi enti pubblici che hanno o semi pubblici, quali hanno devono destinare degli immobili, degli appartamenti per istituzionalmente alle locazioni e che hanno adottato questa politica, diciamo, interpretativa. Però se ci sono però, ci sono però, c'è per contrapposto un'altra interpretazione che viene seguita, tu non puoi, locatore, chiedere un canone con effetto retroattivo, visto che tu hai proposto queste nuove condizioni oggi, cioè entro il 28 febbraio e comunque dopo l'entrata in vigore della nuova legge, in base alla nuova legge. E quindi praticamente si fonda sul principio della irretroattività degli effetti della legge, per cui le nuove proposte avranno vigore soltanto dal momento in cui il conduttore le accetterà, il contratto si stipulerà concretamente da oggi che il contratto esplicherà tutti i suoi effetti e esplicherà i suoi effetti come normalmente fa la legge, per l'avvenire, non per il passato. Insomma, ecco, la parola naturalmente decisiva su questo punto spetterà ai magistrati, i quali dovranno affrontare tutte queste cose. Senza contare che ci sarà un giudice superiore cui sicuramente questa legge andrà a finire, che sarà la Corte Costituzionale, perché è prevedibilissimo, anzi c'è già un pretore, un pretore che ha fatto in anteprima, cioè prima ancora della conversione, ha sollevato un'eccezione di legittimità costituzionale su questa legge, in particolare sulla proroga dell'esecuzione degli sfratti. Sì.
un problema diverso da quello di cui stiamo parlando ora, ritenendo appunto che questa legge ingiustificatamente consenta questa proroga. Comunque indubbiamente questa legge ha anche nella parte di cui stiamo parlando ora, ha indubbiamente aspetti di incostituzionalità notevole, sia per quanto riguarda l'entità dei canoni, sia per quanto riguarda l'estensione dell'indennità a categorie che prima dicevo che non erano protette, ma che non senza ragione non erano protette, perché se l'indennità ha lo scopo di reintegrare il conduttore della perdita di avviamento e quindi della capacità dell'azienda, del danno che lo sfratto provoca alla capacità dell'azienda di dar profitti, è chiaro che non c'è questo danno, né laddove l'avviamento non subisce pregiudizio, danni di sorta per il trasferimento, né laddove il reddito non viene in considerazione in nessun modo. Per esempio, locazioni stipulate dallo Stato, non vedo la ragione di stabilire delle indennità di fine rapporto o di avviamento a favore di enti pubblici, di partiti, di sindacati e simili, in cui manca completamente una qualsiasi previsione nell'attività svolta da queste entità, una qualsiasi previsione di un reddito come fine istituzionale. Una domanda importante. Dunque, la durata. Qui parla di prosecuzione. La prosecuzione, più che prosecuzione, sarebbe un nuovo rapporto. Certo. Che inizia da... Si rinnova un'ora, indubbiamente. Sì. È un nuovo contratto che sorge. Quindi praticamente questa legge mira soltanto a colmare la frattura che c'è tra le locazioni transitorie che vengono a cessare, la cui proroga viene a cessare, come abbiamo detto, in forza della legge, la legge sull'eco canone, e la Nicolazzi, e poi successivi quei 2 anni di Nicolazzi per quelle categorie dei contratti in corso soggetti a proroga, e il regime ordinario mira a creare un ponte di passaggio tra il periodo transitorio e il periodo normale. Naturalmente, se questo ponte è percorso dal locatore conduttore attraverso la rinnovazione, si finisce nel periodo normale e quindi la locazione avrà quella durata non inferiore a 6 anni iniziale. Quindi aumenti potranno essere biennali oppure... Si applicherà quella legge 118 dell'85 che prevede la possibilità di aggiornamenti annuali. Naturalmente l'aggiornamento non sarà, lo sappiamo tutti, questo al 100%, ma nel 75% della variazione. Comunque, quali consigli possiamo dare noi sia agli uni sia agli altri per vedere di contenere il contenzioso, diciamo così? Cioè i proprietari dovranno a questo punto manifestare una loro volontà per non lasciare nell'incertezza il conduttore, perché fino a quanto può un proprietario essere inerte e poi dopo magari fra un anno o due dire, perché ora potrebbe accettare il canone anziché il canone, potrebbe l'indennità di occupazione, ma fino a quanto può durare questa incertezza? Quindi a questo punto bisognerebbe muoversi un po', cioè a dire, darsi da fare sia il conduttore, perché qui c'è una paura matta da parte dei proprietari, cioè io gli offro un canone troppo alto, quello mi chiede 24 mensilità, io sopporto un esborso che non sono in condizioni di effettuare, anche perché fino ad ora ho preso un canone modesto, certo, che gli vorrei mangiare tutto il canone di 5-6 anni. Altro aspetto dell'incostituzionalità questo qui è appunto un po' diverso, insomma, si potrebbe dire, insomma, di avere il coraggio delle proprie azioni e affrontare magari verbalmente, per non mettere su prescritto cose. Lei comunque ha qualche suggerimento da dare? Ma suggerimenti particolari purtroppo non è che ci sia da dare, cioè, semmai da formulare l'auspicio è che i locatori siano disposti a rinnovare i contratti attualmente in corso, comunque quelli scaduti, ancora non confluiti in un regime normale, senza calcare la mano, senza chiedere dei canoni, sia pure oralmente, come auspicava, perché per iscritto i locatori non si sono ben guardati generalmente dal formulare delle richieste entro il 28 febbraio, ormai poi il tempo delle richieste scritte è terminato.
i locatori facciano delle richieste contenute nei limiti delle possibilità reali, nei limiti in cui dei prezzi veramente di mercato, nei limiti quindi in cui queste richieste possono essere accettate, assorbite dalle attività produttive o meno, dagli inquilini, senza calcare la mano per indurre gli inquilini ad andarsene. E gli inquilini non cerchino un po' di dimenticare la vecchia situazione di privilegio, in questo senso, che avevano canoni bassi o bassissimi, soprattutto per i contratti in corso soggetti a proroga, e non si adagino su questa situazione di cui erano stati finora gratificati, e siano disposti ad affrontare qualche sacrificio, perché se il sacrificio è assorbibile da parte dell'impresa, può essere anche produttivo, anche di un maggior reddito, insomma. Ringraziamo l'avvocato Nunzio Gentileschi per le sue spiegazioni, sperando di aver chiarito i dubbi di alcuni cittadini. A tutti voi porgo buon condominio. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Clou, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città.